Lesson number 36. Okay, now on Monday we continued our conversation concerning the exam. Okay, today we will continue moving on to the speaking part of the examination. So I will now explain to you how to go about the speaking examination. Okay, and of course I shall do it in Italian as I always do. Ok, allora, la parte che riguarda l'orale, ok? La prima cosa che dobbiamo dire è che all'atto dell'esame si entra in coppia, ok? Quindi due persone entrano e fanno questo esame, questa parte, che non dura moltissimo, dura 10-12 minuti, questa è la durata della parte orale dell'esame, dove verranno verificate le stesse cose che verranno a livello grammaticale, che verranno verificate nel reading and writing e nel listening. Quindi ruota tutto intorno a questa cosa, quindi cosa grammaticale di cui abbiamo parlato. Allora, la prima parte dello speaking è una brevissima conversazione tra l'esaminatore e i due candidati. Quindi l'esaminatore farà domande che riguardano la sfera personale, ovviamente rimanendo molto vago, tipo per esempio come ti chiami, dove vivi, quindi what's your name, where do you live, what's your surname, how do you spell your surname, quindi l'alfabeto è fondamentale conoscerlo perché è una parte importante dell'inglese in generale e viene verificato a livello di B1. Poi chiederà tipo do you work or are you a student? Do you enjoy studying English? Do you like studying English? What did you do yesterday? What are you going to do this weekend? What do you usually do on a Sunday? Quindi tutte queste cose qui. What do you enjoy doing in your free time? Non farà tutte queste domande perché altrimenti l'esame durerebbe un'eternità. Potrebbe fare una di queste domande, due al massimo di queste domande. Allora, where do you live? What's your name? What's your surname? How do you spell it? Lo fa sempre, quindi una parte che verrà fatta al 100%. Poi le altre cose, do you enjoy studying English? What do you enjoy doing in your free time? Did you go on holiday last year? What are you going to do this summer? What do you usually do on Sunday? Sono cose che può chiedere oppure non può chiedere, prima ad uno e poi all'altra persona, oppure alcune domande giustamente ad uno dei candidati, altre domande all'altro candidato. E questa parte non dura moltissimo, dura 3 o 4 minuti. Poi si parte, si va avanti, si arriva alla seconda parte, che è una simulated situation, è una situazione simulata. Quindi l'esaminatore dirà qualcosa tipo due amici hanno deciso di sposarsi, siete stati invitati quindi a tutti e due al loro matrimonio, decidete insieme quale sarebbe il migliore regalo da comprare e poi dà un disegno che può aiutare a parlare, un disegno tipo questo, ok? Ovviamente questo non riguarda nulla col matrimonio, non ha nulla a che fare con il matrimonio, però è qualcosa del genere. Quindi mette questo davanti, le persone lo possono guardare per 20-30 secondi per ricordarsi la domanda e farsi aiutare con le idee che stanno su questo foglio. Poi dopo bisogna iniziare a parlare. Questa seconda parte è un dialogo, non è un monologo. Quindi la persona non deve iniziare a parlare e continuare ad eternum a parlare, ma deve chiamare in causa, okay? Ma deve chiamare in causa l'altra persona. Quindi come noi lunedì abbiamo visto alcune frasi che possono essere utili nello scritto, tipo what about you, why don't you come to visit me, eccetera, eccetera. Anche in questa seconda parte dello speaking
si può fare riferimento a delle frasi che servono per chiamare in causa l'altra persona, che sono per esempio tipo "Do you agree?" Quindi uno dice una cosa e poi si ferma e dice "Do you agree?" oppure "What's your opinion?" oppure "What about you?" oppure "What do you think?" Perché queste sono tutte frasi, domande, che sono utilissime per chiamare in causa l'altra persona. Quindi una persona dice, ok, I would buy, guarda lì sopra, I would buy some CDs because I know that our friend likes music. What's your opinion? L'altra persona dirà tipo, yes, I agree with you, but what about vuol dire che ne dici? Quindi in generale, what about vuol dire che ne dici? E visto che ci sta about, che è una preposizione, dopo le preposizioni in inglese ci vuole il verbo in ing sempre. Quindi what about buying a vase? What do you think? Quindi dopo what about, visto che about è una preposizione, se io dopo ci devo mettere un verbo, il verbo deve essere la forma in ing. Ok? Quindi, do you agree? What's your opinion? What about you? What do you think? Tutte ottime per chiedere l'opinione dell'altra persona. Quindi io dico una cosa e poi chiedo all'altra persona che ne pensa. Quindi posso dire, ripeto, do you agree? What's your opinion? What about you? What do you think? Ok? Posso pure combinare, what about you? What do you think? What's your opinion? Do you agree? Quindi li posso anche mettere insieme. Come in italiano, d'altronde. E quindi l'altra persona poi parlerà, dirà delle cose e questa conversazione andrà avanti per 2 o 3 minuti, però alla fine di questa seconda parte bisogna mettersi d'accordo, quindi bisogna decidere qual è l'esempio che abbiamo fatto, il miglior regalo da comprare. Quindi alla fine, ok, let's buy the CDs. Ok? Quindi bisogna mettersi d'accordo su che cosa comprare, se si tratta di comprare qualcosa, di andare in quel determinato posto se si tratta di fare un viaggio, di andare in quella scuola se si tratta di decidere in quale scuola andare, eccetera, eccetera. Questa è la seconda parte e bisogna ricordarsi che non è un monologo ma è un dialogo. La terza parte invece è la descrizione di una foto. Quindi l'esaminatore darà ad ogni candidato una foto da descrivere e in 2 o 3 minuti bisogna descrivere questa foto. Allora, la foto, che cosa bisogna descrivere nella foto? Allora, bisogna descrivere sia ciò che si vede, ma bisogna anche speculare sulla foto, nel senso di dare delle proprie impressioni. Giustamente, se io vedo una foto e ci sono delle persone che stanno camminando in mezzo alla strada con i cappotti, non può essere estate, ok? A meno che stanno in Groenlandia, potrebbe essere. Però, diciamo, di norma non è estate. E quindi uno può dire, I think it's probably winter because they are wearing jackets. Allora, ovviamente bisogna conoscere i capi di abbigliamento, ok? Quindi è una cosa che bisogna sapere. Io l'anno scorso ho dato delle fotocopie che riguardano proprio l'abbigliamento. Giustamente quest'anno non le ho date, che sono cose che abbiamo fatto l'anno scorso, però posso vedere di recuperare anche questa fotocopia nei prossimi giorni. Quindi, altra cosa. Scusate un attimo, tornando un attimo indietro, nella seconda parte, a livello grammaticale, è consigliabile, se non obbligatorio, usare le forme condizionali.
Quindi would, could e should, perché si tratta di una situazione simulata e si tratta di ipotesi. Dove andresti in vacanza? Dove andreste se arriva un amico che non vedete da molto tempo? Che cosa comprereste per il regalo del vostro amico? Quindi stiamo parlando di ipotesi, quindi parliamo di frasi condizionali. Quindi dobbiamo utilizzare would, could e should. Non si può dire io comprerò un CD, perché non, io comprerò vuol dire è un fatto sicuro. Cioè io comprerò un CD, voi dovete decidere insieme che cosa comprare, quindi io comprerei questo, tu che cosa ne pensi? Io non sono d'accordo, quindi I don't agree, I would buy a vase because they have a new house and they have no furniture. Ok? Quindi siamo davanti al condizionale. Torniamo alla terza parte. Quindi la terza parte è la descrizione di una foto. Come ho avuto già modo di dire, nella descrizione di una foto, in inglese, io devo utilizzare il present progressive e non il present simple, perché il present simple indica azioni di abitudine. Io in una foto non riesco a scorgere l'abitudine delle persone. In una foto io posso scorgere quello che stanno facendo in quel momento, ma non quello che fanno di solito. Quindi nella descrizione di una foto io devo utilizzare il present progressive, ricordandomi che il present progressive è formato da un soggetto, dal verbo essere e dalla forma in ing. Quindi io non posso dire he going to work, io devo dire he is going to work. Così come in Italia non posso dire lui andando al lavoro, devo dire lui sta andando al lavoro, ed è la stessa cosa in inglese. Quindi bisogna usare il present progressive o continuous, è la stessa cosa, assicurandosi che applichiamo la struttura del tempo verbale e la utilizziamo bene. Quindi, descrizione delle azioni, present continuous. Poi, su che cosa dobbiamo concentrarci e focalizzare l'attenzione? Innanzitutto sulle persone. Quindi, queste persone che stanno facendo? Dove stanno? Con chi stanno? Possiamo speculare sul rapporto che ci sta tra le persone. They're married, they're friends, they are going out. To go out in inglese vuol dire uscire, nel senso di fidanzati. In to go out vuol dire uscire, però to go out together vuol dire uscire, nel senso che stanno uscendo insieme. Si dice anche in italiano. Ok? Quindi la descrizione del clima, quindi com'è il clima, dove stanno, cioè nel senso stanno in una città, stanno in un paese, in quale nazione stanno, verosimilmente si può capire dalle immagini, insomma, che se stanno in una giungla non può essere Londra, ok? Quindi almeno per oggi il giardino botanico, ok? Quindi dimmi. Probabilmente tu hai già detto nelle lezioni precedenti, quindi ma tutte queste fasi dell'esame comportano un tempo parziale, come allora, scientifico si fanno? Allora, diciamo che è abbastanza scientifico. Allora, fondamentalmente bisogna arrivare intorno al 70% di risposte esatte in tutte le prove. In che senso? Mi sono espresso male. Uno può anche fare il 60% in due prove e l'80% in altre due prove, quindi il 10% in meno che ha fatto in due prove, quel 20% lo recupera nelle altre due prove. Quindi non è necessario arrivare al 70% in ogni prova, si fa la media. E quante ore dura l'esame? Allora, l'esame, il reading and writing dura 1 ora e 30 minuti. Poi ci sta lo speaking che dura 30 minuti, scusate, il listening che dura 30 minuti e lo speaking che dura circa un quarto d'ora. Quindi, questa è la struttura dell'esame del Cambridge? Sì, del Cambridge. Per esempio, Anglia è diverso? Anglia è diverso.
È una cosa, sinceramente, io non ho capito ancora Angle, sono sincero, non ho capito ancora Angle come funziona. Cioè, so che io con Angle non ho mai lavorato, ok? Non ci ho mai, io ho lavorato con il Cambridge, ho lavorato con il Trinity, però non ho mai lavorato con Angle, quindi sinceramente non vi direi una cosa per un'altra. Quindi sinceramente non so Angle come funziona. So che penso che quando venne Marco qui all'inizio del corso, Marco Botta disse che bisogna adesso, in base alla legge, questo è vero, bisogna fare tutte le abilità linguistiche per essere valide, per essere validi i certificati per i concorsi. Perché fino a... sulle modalità non... sulle modalità sicuramente ci sarà una parte di speaking, ci deve essere per forza, ci sarà una parte di writing, di listening, quindi devono essere verificate tutte e quattro le abilità linguistiche. Diciamo, quello che posso dire del Cambridge, il Cambridge è una cosa che in effetti, se superate l'esame, avete superato voi l'esame, cioè nel senso là è fatto in modo scientifico tutto. A livello di, cioè nel senso che ci sono delle sessioni di esami che sono quelle, cioè non decido io quando ci sta la sessione d'esame, non è che io vado e dico la sessione d'esame la voglio fare il 1° marzo, cioè non funziona in questo modo qua, tu ti devi iscrivere ad una sessione di esame che è già stata decisa in precedenza dalla Cambridge. Nel momento in cui si fanno gli esami, giustamente ciò che viene prodotto viene spedito, tranne lo speaking ovviamente, viene spedito in Inghilterra e sono lì che correggono e poi mandano indietro e ci sta il risultato. Ah, questo è disciplinare proprio sì. Della patente europea? Sì. Ok? Quindi si fa... Cioè, tutti devono rispettare questo. Sì. Quindi poi ovviamente, come ho avuto modo di tutti gli enti certificatori, gli argomenti, il B1, esiste il B1 dell'Anglia, esiste il B1 della Cambridge, esiste il B1 del Trinity, che esiste anche un esame del Trinity dove ci sta anche una parte scritta. Però sinceramente fare il B1 del Trinity è un casino della Madonna, quindi non conviene assolutamente, perché ci sono 50.000 cose da fare. E poi non sanno manco loro bene come farlo, quindi poi là dipende dai centri dai centri dove tu ti iscrivi all'esame. Cioè, per esempio, io sono il vostro tutor, sono il vostro teacher, quindi io loro mandano una cosa e dicono bisogna scrivere 100 parole sul clima in Italia, ok? Perché comunque il tempo, il clima è uno degli argomenti del B1. Quindi voi vi mettete là e scrivete questa specie di essay, quindi saggio breve, definiamolo così, ma non è un saggio breve, sul clima, e poi me lo consegnate. Io vi devo correggere questa cosa, questo è il vostro elaborato, però non vi devo dire dove ci sono gli errori. Io devo dire, per esempio, è stato fatto questo elaborato, voi avete commesso degli errori, siete arrivati a questo punteggio, però io non ve lo correggo, nel senso qua è sbagliato a scrivere, non si scrive così, hai usato il tempo verbale sbagliato, e ridò questi elaborati. Poi dopo voi vi mettete e dite ok, qui ci sono degli errori, fammi vedere, fammelo rifare. Lo rifate, me lo consegnate di nuovo, poi io dovrei di nuovo correggerlo, ridarvelo e dire questa volta qua invece di 5 siete arrivati a 6, siete soddisfatti? Allora, ovviamente, in un mondo ideale questa cosa qua potrebbe anche funzionare, però è ovvio, in tutti i paesi del mondo, in Italia in particolare, se io sono il vostro insegnante e io vi dico vedi che questa qua vale 3, giustamente uno si aspetta che io dico, visto che non ci sta nessuno che mi controlla, che io dica vedi che qua non è così, deve essere scritto in quest'altro modo, ok? Quindi alla fine è ovvio che vada a finire così, non potrebbe essere diversamente. All'esame del Cambridge, quello che sapete è quello che produrrete, quello che non sapete non lo producete, quindi alla fine l'attestato del Cambridge anche è una delle ragioni per cui è uno di quelli là più ambiti, è uno di quelli là più
accettati, perché viene accettato anche a livello universitario. Infatti, se tu vai alla Bocconi, per iscriverti alla Bocconi accettano gli esami del Cambridge, così come accettano pure IELTS oppure TOEFL, questi qua. Però gli altri enti certificatori non vengono accettati. Perché? Non lo so. Non vengono accettati, ok? Quindi vuol dire che... Però, ripeto, noi possiamo anche vedere, perché non è che... Io non lavoro per la Cambridge, quindi io dico semplicemente quello che io ritengo più valido, nel senso che io sono abituato a misurarmi con le cose. Se riesco è perché ci sono riuscito io e non perché ci sta qualcosa che ci ruota attorno. Io sono stato abituato così e io così vi dico. Però è ovvio che se siete in sette e vi dite no, noi vogliamo fare l'esame Anglia, è ovvio, visto che io sono molto democratico, e non è che dico no, dobbiamo fare per forza il Cambridge, ok? Quindi io dico ok, vogliamo fare l'Anglia, mi informo. Io vi posso dire il Cambridge costa tot, non vi so dire l'Anglia quanto costa, ok? Però penso che ci si mette d'accordo, credo. Cioè, non è così. C'è la variazione normale di mercato, bisogna riguardo il fatto. Cioè, se tu sai che già Cambridge è più, come dire, più quotato, è più, tu vai a fare Anglia e lo paghi anche di più, sarà quello più bravo, però non è spendibile quello successivamente. Sinceramente, ripeto, in questo momento non so che cosa dirvi. È ovvio, se voi mi dite, ripeto, noi vogliamo provare l'Anglia per una ragione, non lo so, perché mi è simpatico il nome Anglia, ok? Quindi invece Cambridge, ho visitato la città, non mi è piaciuta, quindi non voglio fare gli esami del Cambridge. Io non ci perdo nulla, metto là e... Cioè, allora, quello che io voglio, ripeto, io non lavoro, io lavoro per me stesso e lavoro per le persone a cui faccio lezione, quindi io non tengo nessun interesse né a fare un esame né a fare l'altro. Quindi se voi dite vediamo questa cosa qua, io mi informo e vediamo un attimo come la situazione e come funziona questo esame. Però ripeto, a livello di come viene svolto l'esame, non avendo mai fatto esami Anglia, non lo so, mi posso informare, sinceramente non, però non lo so, però è una cosa che, ripeto, quello che si decide di fare si può fare. Non so quanto costa l'esame Anglia, so che per essere valido l'esame bisogna fare tutte le abilità linguistiche, ma è una cosa che ha detto anche Marco quando è venuto all'inizio dell'anno, quindi bisogna fare... bisogna fare un po' d'attenzione perché poi si raccontano tante cose sugli esami. Clima, vestiti, che cosa stanno facendo in quel momento, quindi la descrizione del... a livello di... sì, allora, shops, family, clothes, quindi shops, family, clothes, the weather, quindi il clima. Quindi tutte queste cose qua sono le cose principali, che poi dopo tutti gli esami hanno sempre dei vocaboli che non conosceremo, ma è normale perché bisogna abituarsi a capire a dedurre il significato dal contesto, quindi ci saranno sempre delle parole che non conosciamo. Verbi irregolari. A livello grammaticale sì, a livello grammaticale c'è present simple, present progressive, past simple, present perfect, il passivo, che sono tutte cose che abbiamo visto, i comparativi che sinceramente non abbiamo visto, però ci saranno pure i comparativi, ok? Quindi diciamo il primo e secondo condizionale, quindi frasi ipotetiche che abbiamo visto. Quindi a livello grammaticale diciamo che abbiamo visto un po' tutto. Ovviamente essendo non un corso di base che parte da zero,
Ovviamente, perché ripeto, quel corso l'abbiamo già fatto l'anno scorso, dove ci siamo soffermati tantissimo sulle cose. Quest'anno qua le abbiamo accennate, le abbiamo fatte. Ah, poi c'è il passato progressivo, quindi il past progressive, altra cosa che abbiamo visto. Quindi grammaticalmente le cose sono queste. Poi le aree, ovviamente i verbi, bisogna conoscerne quanti verbi possibili, ok? Quindi, e poi tutte le cose che io vi ho dato durante il corso, quindi sì, i verbi, che i modi di dire, tutte quelle cose là. Non c'è l'elenco delle cose. No, ci sono pure degli elenchi di phrasal verbs. A livello di B1, alcuni phrasal verbs sono importanti, ma non è la cosa più importante dell'esame. A livello di vocaboli, già il B2, quindi il first, diventa un esame molto più difficile da superare, perché là veramente subentrano tante altre cose. Però un B1 con un po' di volontà si può affrontare. Quindi bisogna speculare su dove, sempre la foto, quindi dove stanno, che stanno facendo, che cosa indossano, che rapporto ci sta tra di loro, perché stanno in quel posto, tipo stanno quattro persone sembra in un bar con le maniche corte che stanno brindando. Perché stanno brindando? Probabilmente perché può essere il compleanno di uno, quindi it's probably somebody's birthday. These two I think are boyfriend and girlfriend, these two are friends, she's wearing a long dress. Poi la descrizione fisica di quello che si vede, quindi i capelli sono lunghi, sono corti, sono scuri, sono chiari, ok? Sono ricci, sono mossi, sono lisci, gli occhi si vedono, che colore sono gli occhi, quindi tutte queste cose qua, ok? Quindi questa è la descrizione della fotografia. Quindi ricordatevi che oltre a descrivere quello che stanno facendo e dove stanno, bisogna speculare anche, quindi dire che stagione è probabilmente, dire dove stanno, se stanno in un piccolo centro oppure una grande città, da che cosa si capisce, eccetera, eccetera. Poi ci sta, questa è la terza parte, poi la quarta parte verosimilmente verterà sulla terza, nel senso, se nella foto c'erano delle persone che stavano in un pub a bere birra e a mangiare, che ne so, fish and chips, per esempio, si chiederà, tipo, what do you usually do at the weekend? What do you like to do at the weekend? And what do you not like to do at the weekend? Ok, quindi, ed anche qui, anche la quarta parte, non è un monologo, è un dialogo tra i due candidati e bisogna chiamare in causa l'altra persona, quindi utilizzare frasi del genere, domande del genere per chiamare in causa l'altra persona. Se l'esaminatore dice qualcosa che non si capisce o non capite, potete dire sorry e quella persona ripeterà, perché nel momento in cui ha detto do you understand e voi dite yes, poi se non avete capito sono fatti vostri, loro vi fanno, anche se loro mi hanno chiesto parlami della regina Elisabetta, voi parlate di Papa Clemente VII, sono problemi vostri, loro non è che vi fermano, ok? E vi dicono no, vi ho chiesto di parlare della regina, non di Papa Clemente VII, cioè loro vi fanno parlare, non è che vi bloccano, ok? Quindi poi alla fine giusto. Sono molto simpatici con i mostri. Quello così si fa, guarda che manca, io ricordo all'università. Perché sei diventato così? Sono cresciuto nella cattiveria, sono cresciuto nella cattiveria. Il come si chiama? L'università, quando io ho fatto l'esame di storia contemporanea. Era storia moderna. Quando ho fatto l'esame di storia moderna c'era la professoressa Napoli, che poi c'era il marito che poi faceva storia contemporanea, non mi ricordo come si chiama. No, era la professoressa Napoli, si chiamava lei, il marito faceva storia dei movimenti e partiti politici. Panico. No. Non mi ricordo comunque. Comunque, allora ci sta. Ma il Novecento?
un po' di anni fa. No, sì, anni 90. A lettere. Sì, sì, a lettere. E, come si chiama? Lingue. Allora, ci stava storia moderna. Però c'è il marito della professoressa Napoli che stava lì e lui era andato lì per dare una mano. E quindi ad un certo punto lui dice: parlami di Enrico VIII. E questo ragazzo inizia e dice: Enrico VIII, Enrico VIII era un re francese. Ok? Allora il professore fa: ah, era un re francese, che cosa ha fatto questo re francese? Quindi questo si è messo a parlare e parlava di Enrico V. No, sì, Enrico V di Borbone, quindi iniziava a parlare la guerra dei tre Enrichi, eccetera, eccetera, eccetera. Ancora lo lasciava parlare tranquillamente, senza problemi. Poi alla fine l'ha bocciato. Ma dopo circa un quarto d'ora che quello parlava di Enrico VIII come re francese. Quindi questo qua si alza, viene dietro, è tutto sconsolato e fa: io ho parlato un quarto d'ora, ma è tenuto un quarto, mezz'ora e mi è bocciato. È un po' sadico. No, no, vedi che sì. Si uguale. Pensa a cosa che dici. No, invece lui. Perché se mi parlare di piccolo la gente è giusto. Invece lui l'ha fatto parlare. Sì, sì. Tipo ti fermano subito. E la... ti fanno più domande, però ti fermano subito. E l'ha bocciato. Quindi diciamo. Comunque a livello dell'esame della Cambridge, se voi avete capito una cosa per un'altra, l'esame lo fate lo stesso. Però giustamente alla fine vi giudicano per quello che avete capito. Ok? Quindi la quarta, quindi se non capite qualcosa e se facciamo l'esame del Cambridge, ripeto, poi magari mi fate sapere lunedì che cosa volete fare, dirà, voi potete dire sorry, can you repeat please, ok? Non dite solo can you repeat, perché in inglese bisogna essere cortesi, quindi can you repeat vuol dire vuoi ripetere, e non è molto cortese, quindi can you repeat please. In qualsiasi cosa che dite, metteteci please alla fine, che non mi fa male, ok? Tipo, ricordo, se è un altro aneddoto, a Londra, allora, una delle cose che dovete sapere, se non siete mai stati a Londra, che se andate a Londra è quasi come se stare in Italia, cioè dove vi girate stanno italiani. Ah, in quel caso parlo italiano, okay? Finisce lì. Quindi in un... tutti italiani, o italiano, o indiano. No, vabbè, diciamo di, vabbè, gli indiani stanno là, i pakistani stanno là e sono i padroni dei vari negozi di souvenirs. Ci sono un sacco di italiani turisti anche, non solo quelli che lavorano là. E quindi in un pub arriva questo e dice a beer, una birra. E quindi quello c'era please. C'è quello là. A beer. A beer, please, ho fatto i vedi che gli devi dire please, no, beer, non è al massimo della prova. Ok? Quindi queste sono tutte cose. Queste sono cose belle. Come si insegna? Quindi no, perché in Italia in effetti posso dire posso avere una birra, già questo è quasi come per dire per piacere, ok? Quindi. E non è necessario dire posso avere una birra per piacere. Posso avere una birra, è implicito nella tonalità della voce, no, il fatto che... Però per dire che... black beer, senza dire per piacere. I would like a beer, please. Se si vuole essere cortesi, bisogna sempre bisogna dire please, questo ve l'assicuro. No, l'inglese è molto cortese, quindi se non so chi è... Non so che rispetto avete avuto, ma io vi assicuro che se andate in Inghilterra, la cortesia che trovate in Inghilterra non trovate nessuna altra parte. Questo ve lo assicuro spassionatamente. Se state in mezzo alla strada e arriva qualcuno che vi striscia leggermente, vi chiederà scusa. Se devono passare, vi chiederanno scusa. Se si devono mettere in fila, se si devono mettere in fila, fanno la fila. Senza cercare di... Fanno la fila dritta, non quella circolare. L'inglese hanno molti difetti, perché poi l'Inghilterra è un paese molto, molto particolare, molto strano, perché è un paese dove fondamentalmente c'è sempre stata una mobilità sociale importante negli ultimi, diciamo, dal secondo dopoguerra in poi. Però capita spesso che quando le persone rimangono indietro, tendono a rivolgersi contro il sistema.
quindi diventano ribelli, rivoluzionari contro il sistema, e quindi non accettano nulla che delle regole che vengono imposte. È una minima parte, però una parte abbastanza rumorosa e anche violenta a volte. Infatti, se andate in Inghilterra, fate attenzione, perché vi potreste trovare in situazioni abbastanza violente senza nemmeno rendervene conto. È strano, che è un paese che comunque ti dà la possibilità, cioè non è che... Però, ripeto, è ovvio, ci stanno... Ci stanno del... Bisogna fare... Bisogna fare attenzione. Poi soprattutto ultimamente, che stanno succedendo le cose a Londra, ci stanno i knife crimes, quindi i coltelli che vanno a... Quindi... Ho parlato con una ragazza che vive nella zona est, dice che dove sta lei, il quartiere, quando c'è andato 3-4 anni fa, un quartiere tranquillo, ora ogni settimana c'è raccoltellamento, un omicidio. Non sta diventando una città tranquilla. No, Londra, bisogna fare attenzione a... È una minoranza, però bisogna fare molto attenzione. No, thank you a quello che sono ringraziato. Che sennò gli arriva la seconda, invece dice grazie, magari si fermano. Thank you, sir. Quindi bisogna. L'Inghilterra è un paese molto, molto particolare, è sempre stato molto particolare, sia nel bene che nel male, quindi bisogna. Poi si fa in Inghilterra, bisogna conoscere bene l'ambiente, bisogna capire bene dove si sta. Se si stava a Londra, si sta al centro, si sta tranquillissimi. Qui la gente è molto cortese, se vi serve aiuto vi aiuteranno, qui non ci stanno problemi. Però se ci si sposta, si va nei quartieri un pochino particolari, bisogna fare attenzione, un po' tipo Napoli. Il quartiere cittadino è giusto. Sono città che non è. Quindi, diciamo, è un po'... Purtroppo è un po' così, però un po' così dappertutto. Quindi progressivamente uno se ne scappa, quindi l'azione del progressivo. Ok, quindi queste sono le quattro parti dello speaking. Quindi ricordatevi, quattro parti, due parti sono dei dialoghi, la seconda parte e la quarta parte. La terza parte è la descrizione della foto, ricordatevi il present progressive per la descrizione della foto e le altre cose che bisogna mettere in evidenza. La prima parte invece è un dialogo con l'esaminatore e bisogna conoscere bene l'alfabeto, perché vi chiederanno al 100% lo spelling del nome. Ok? E quindi, visto che per esperienza so che l'alfabeto molte persone non lo conoscono bene, però ripeto, il fatto dell'alfabeto è fondamentale, che pure se voi chiamate e prenotate in qualcosa, what's your surname, diranno sempre can you spell it please, sempre. O c'è un cognome italiano, francese, turco o anche inglese, ti chiederanno sempre lo spelling, perché anche per chi ha cognomi inglesi alcune volte non si capisce bene come si scrive, che si può scrivere in più modi. Anche non sono in italiano, quindi scrivi. L'importante è dire please poi alla fine. Please. Quindi questa è la... fondamentalmente in queste ultime lezioni abbiamo spiegato l'esame come funziona. Ok? Abbiamo fatto ovviamente, per quanto riguarda il reading e il writing, abbiamo fatto delle esercitazioni. Per quanto riguarda il listening, è inutile fare esercitazioni perché là è il listening, quindi bisogna ascoltare. A livello di speaking, per esempio, all'inizio ne dicono, per esempio, diranno good morning, what's your name, and your surname, how do you spell it, ok, where do you live. Do you enjoy studying English?
Do you think English will be important to you in the future? What do you like doing in your free time? Have you ever been abroad? What did you do? What did you do last weekend? What do you usually do on Sunday? Do you work on Sunday? No. What's your typical day on a Sunday? Well, what are you going to do next weekend? Okay? Queste sono le domande che vengono fatte nella prima parte ad una persona e all'altra. La seconda parte, ripeto, è quella della simulated situation. Tipo, a friend of yours has decided to pay you a visit and you haven't seen him for a long time. Decide together where to go and which would be the best thing to do. Queste cose ce le dirà, non saranno scritte. Dopo tre sorry arriva a sorte da parte dell'esaminatore. Non si alza. Vabbè, dopo tre sorry non posso fare la sorry. Ok, poi si archivia quella parte, vi mettete d'accordo e dirà ok, now we move on to the third part of the examination. I am going to give each of you a photograph and I would like you to talk about the photograph. Quindi arrivano. Prende la foto, se la trovo. This is your photograph. Talk to me about the photograph. E voi dovete dire tutto quello che avete detto del tipo. In this photograph I can see four people. Poi un'altra cosa, non so se l'ho detta già, ve la ridico. In primo piano e in secondo piano, perché se voi riuscite a suddividere la foto è meglio. Quindi in the foreground. Vuol dire in primo piano, in the background, vuol dire sullo sfondo. Quindi poi altre cose tipo I can see, cioè vedo, riesco a vedere, vedo. Quindi uno dice in this photo I can see four people. There are two men and two women. They are having lunch in a fast food, probably. And on the table, I can see some ketchup, some sauces, four dishes. And this man here is wearing a light blue shirt. He has short, dark hair, and he is holding a drink. He is probably speaking to this young lady here who has short fair hair and she's wearing a necklace and a black dress. They are probably two couples, probably these two are boyfriend and girlfriend, and also these two. This young man here has short dark hair and he's wearing a pink shirt. He is smiling and listening to this gentleman here, and she has long dark hair and she's wearing a dark red cardigan probably. It's probably lunchtime, so it could be a Saturday, because I don't think they are working, because they are wearing casual clothes. Queste cose qua. Okay? Quindi descrivere e speculare. E poi dopo arriva la terza parte, che di nuovo è il dialogo tra di voi. E nella terza parte, verosimilmente, il tempo verbale da utilizzare è il present simple, perché si punterà su ciò che fate abitualmente, che cosa vi piace.
Where do you usually go on holiday? What do you do at the weekend? What means of transport do you use? What kinds of transport do you use? And what do you like and don't like about each form of transport? Quindi un'altra cosa che vi dovete vedere sono i mezzi di trasporto, quindi airplane, train, car, taxi, bus, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto pure la cosa to get on a bus, to get off a bus, to get in a taxi, to get out of a taxi. Quindi abbiamo fatto anche quelle cose là per parlare di tipo to get on a ship, to get on a motorbike, eccetera, eccetera. E quindi questo è... Ma nel listening, cioè, devi solo ascoltare oppure devi anche rispondere tipo alle domande? Listening, sì. Scusa, è cioè, sì. Sono cose del genere, dovete ascoltare. Scusi, stai sulla sedia. Tu dici yes, I understand. E dicono ok, se tu hai detto ma hai capito per poco, tanto o così così? Tanto, ok, allora ti metto il voto. E giustamente bisogna rispondere a dei quesiti che giustamente vi danno prima dell'inizio. Ok? C'è un quesito principale che io dovrò listening era tutto al computer l'esame, quindi tu vedevi questa persona che parlava, lo potevi ascoltare tre volte e poi dopo c'erano delle domande a riguardo di no, là è al livello di più uno del Cambridge, ascoltati ogni parte due volte. Non una volta, due volte. No, due volte forse. Due volte. Ma questa è quella che siamo detto. Per tutti. Cioè, io ho fatto questo. A prescindere da solo, voglio dire, fanno ascoltare due volte. Sì, sì, no, questo sì. Cioè, quello è un CD che ci va, che ci sia. Sì, sono fatto due volte. Ma che fine ha fatto? È molto. Ce l'ho mai dato. The Elephant Man. The Elephant Man. Ok, va bene, noi siamo arrivati a che capitolo? L'ultimo era il sesto. Ok, quindi mo vediamo, faccio sentire l'ultima parte così vedete che cosa fine succede. Siamo rimasti sulle stesse. È vero. È la quinta. Anche se l'elefante parla molto molto lento. Sì, ma infatti, aspetta, ma quello... Cioè, allora, quello... Fa gli esami, cioè sono anche i spezzoni di interviste, di telegiornali. Magari però se, sempre non con se, argomenti semplici, però comunque sono persone che parlano. Allora, il molto il quello che noi abbiamo ascoltato è A2. Quello il l'esame è B1. Quindi è un livello più alto, quindi parla più velocemente. Io mi dato che quando parlano le donne le capisco meno, cioè non è questione, parlano proprio più veloce, lo prendo gli americani. Non si capisce. Le voci maschili di solito c'è anche a po', cioè nel senso pure ad alta velocità, tipo quando faccio un esame. A1 è quello che fanno i bambini. A2 A2 che sarebbe il CAT a livello di Cambridge. B1 sarebbe il PET, B2 il first, C1 sarebbe advanced, C2 proficiency. Questi sono. No, dipende dal concorso. Dipende. Allora, alcuni concorsi chiedono, accettano il B1, altri il B2, altri vogliono il C1, dipende. Vabbè, C1 lo possono chiedere se è proprio tipo traduzioni, se cose qua. Dipende da che cosa devi, dal tipo di concorso. Alcune chiedono anche il TOEFL o lo IELTS, che sono altri. Per esempio c'è il B1 per cultura personale, non è che ti può servire lavorativamente. Dipende che cosa devi fare, cioè che cosa. Se per esempio ti devi relazionare con gli altri, nel senso di conoscerli, parlare, poi dopo instaurare un dialogo, può essere sufficiente. Se invece ci devi lavorare, nel senso che ci devi scrivere, devi fare, allora ci vuole minimo, ci vuole il B2. Ci vuole il... Cioè a livello lavorativo, di termini, di vocabolario, sì, diciamo il B2 poi dipende anche con chi parli,
cioè se hai a che fare con uno della Spagna che ti parla in inglese, uno che c'è con un inglese non riuscirai mai a fare, secondo me, cioè in base al dipende, se tu parli, se tu sei, allora il problema è quello che di solito ci sono le persone che fanno il B1 e lo superano, e lo superano col punteggio minimo. Superare col punteggio vuol dire che c'è un sacco di lacune, quindi vuol dire che tu potresti fare quell'esame altre 10 volte, 5 volte lo supereresti, 5 volte no. Se tu invece arrivi al punto che fai 10 volte il B1 e lo superi ogni volta con un punteggio alto, è già un B1 diverso. Se io prendo il 70% e io ne prendo il 90%, c'è una grande differenza, è sempre B1, però c'è una differenza importante. Quindi dipende da... un po' da parecchie cose, tipo ripeto, anche la capacità di farsi comprendere, di riuscire a trovare le parole giuste, no? Ok, e poi dipende anche magari a parità di istruzione di vocabolario uno riesce a farsi poi dipende vero. Pure poi dipende dalla capacità di comunicare di ognuno di noi, cioè non tutti riusciamo a comunicare nello stesso modo, c'è chi comunica meglio, chi comunica peggio, sì. C'è anche chi magari è meno preparato, però riesce a comunicare meglio rispetto a uno che è preparatissimo, però non riesce a comunicare. Quindi, poi questi sono giustamente sono altri fattori che sono una domanda all'estero, ho molta difficoltà a parlare con le persone tipo turche, medio orientali. Ma io vuol dire che hanno pure loro. Io non riesco a capire. Vabbè, sì, hanno un accento. Hanno un accento che mai con gli americani americani. Ma gli americani no, non riesce a capire. Probabilmente dipende giustamente con chi parli, che, cioè, se tu parli con una persona che è una persona mediamente colta parlerà in un certo modo e quindi parlerà un inglese di un certo modo, se invece parli con uno che viene dai bassi fondi di Liverpool o di Londra parlerà un inglese anche dialettale, come l'italiano, cioè che non riesce a capire. Stessa cosa, se uno studia l'italiano e viene qua e parla con uno che non parla italiano ma parla dialetto, non è che capirà molto, voglio dire. Quindi dipende da una serie di cose. Però ovviamente nel nostro imparare una lingua deve cioè esula da queste cose, cioè non se ci mettessimo a cioè sarebbe cioè nessuno studierebbe mai praticamente. Poi ovviamente poi gli esami sono un punto di partenza, perché poi se uno arriva ad un certo livello per ulteriormente imparare dovrebbe andare in loco. Poi dipende, ripeto, a che cosa ci serve. Io per esempio all'università ho fatto francese, io come se andavo a Parigi, io dopo un giorno, due giorni riuscivo a parlare. Però parlare con chi? Non parlavo di filosofia, esatto. riuscivo a parlare col tassista, con quello che stava nel negozio, chiedere informazioni in mezzo alla strada, magari pure parlando del più e del meno con le persone, però se avessi dovuto fare una conferenza in francese non la sapevo fare, quindi dipende da quello che ci serve. Poi ripeto, non tutti, poi si comunica in tanti modi. Sì, Monica, anche attraverso i gesti, attraverso le espressioni. Quindi si comunica in tanti modi, non solo attraverso la parola. Quindi questa è una cosa che giustamente. Anche la persona di te di fronte quanto si vuole impegnare che magari non dice una cosa. Cosa chi mi fa perdere. Vabbè, sì, anche. Sì, è anche quello. Però noi partiamo dal B1, poi dopo questi problemi ce li facciamo. Ok? Però ripeto, di solito purtroppo una delle parti più difficili è il listening, questa è una delle parti che le persone trovano difficili, spesso e volentieri, la parte dell'ascolto. Però io l'altro giorno stavo per piangere, anche per capire, ho detto tutto, a puntare l'inglese. Ma Peppa Pig è... Io l'ho visto in italiano, sì, sì, no, in modo visto in inglese, parla in una maniera... Ti ho detto perché quando senti, perché loro hanno la velocità loro di parola... No, ovviamente, ma Peppa Pig è vero che sono programmi per i bambini, ma la parlano in inglese... Si rivolgono ai bambini di 4-5 anni, sono bambini in inglese, non... Giuro, cioè io dopo 5 anni, ma sono andata a venire... Capito?
sono bambini, ma sono bambini che comunque stanno apprendendo, quindi continuano ad apprendere anche, anche guardando Pepper. Ok. Quei sottotitoli andrebbero visti, mi ricordo la storia in Inghilterra. No, i sottotitoli è peggio, mi ricordo. No, però è l'unico modo. Per... Allora, i sottotitoli possono andare bene all'inizio, ci sono dei pro e contro con i sottotitoli. Sottotitoli, giustamente, se uno non ci capisce niente, è meglio mettere i sottotitoli. Sì, ma hai capito, quando uno parla veloce, tipo il professore che spiega a velocità standard, quindi non a velocità per non inglese, allora tu senti, cioè lui cammina, il sottotitolo ti arriva, non è che arriva dopo, cioè ti arriva da un po', all'ultimo spiegando la sua spiegazione tecnica, ma come? No, ma veramente un po' di come. Devi ascoltare qualcosa che capisci, usi i sottotitoli in inglese per capire bene. Poi ovviamente un'altra cosa fondamentale. Quando parlo con l'inglese non è che fa she is, certo, ma molto, gli inglesi tendono molto a... Gli inglesi, allora, in Inghilterra funziona in questo modo qui. Man mano che si sale verso il nord dell'Inghilterra, l'accento diventa sempre più chiuso. Quindi giù sono un po' più, tipo per esempio se vai nel Somerset o vai nel Kent, che sono zone anche, diciamo, abbastanza ricche, le persone parlano in modo più chiaro. Man mano che sali, l'accento diventa sempre più chiuso, fino ad arrivare in Scozia dove non si capisce niente. Cioè, manco gli inglesi li capiscono praticamente. Queste sono le battute, quando parli in scozzese, gli inglesi dicono speak English please. Vabbè, io ho fatto come gli americani in New York, si parlano gli americani cos'è, mi scherzi. Cioè, parlano anche degli accenti allucinanti. Vabbè, sì. Poi dipende, che si parli con gli americani di colore che parlano slang, non si capiscono. Io parlo proprio. Comunque, io vedo sempre i video di presidente americano. Presidente americano parlano bene, cioè. Guarda, quello sono tranne l'ultimo. Il linguaggio talmente tanto semplice, io lo riesco a capire. Obama parlava bene. Donald Trump. Trump, vabbè, ma Trump forse è quello che parla peggio. No, ma Donald Trump si capisce perché lui c'ha il cervello di un bambino di 4 anni. Non è che può. Effettivamente Trump si capisce. Invece no, si capiva bene, quando c'è usa termini semplici, è molto anche pericoloso, perché Trump è uno molto pericoloso. No, nel senso che Reagan e Kennedy abbiamo sentito i discorsi, dico, vabbè, mi sono passato. Ma il Clinton, no, Clinton era. No, lui era del sud degli Stati Uniti, dell'Arkansas. Ok, so on Monday we will see what to do, whether to start with the exam or probably listen to the Elephant Man first, okay? That will start with that. Okay. Okay. So, thank you very much and see you on Monday.